se non è l'acqua e il fuoco ad insidiare il ristorante atipico da Ciavarini. Questa mattina, poco dopo le 11, le sterpaglie ed una vecchia catasta di legno nel campo di fronte all'ingresso della sua struttura, a pochi passi dalla strada, hanno preso fuoco. Improvvisamente si è sviluppato l'incendio qui nel mio campo, ma fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a trattenerlo e a custodire molto bene l'incendio. Ma è stata una cosa così improvvisa, fonte del fatto, anche comunque sia forte del fatto, che non ha piovuto, quindi sterpaglie secche, erba secca, paglia secca, e è dilagato nel giro di 2-3 minuti, non di più. Una squadra di vigili del fuoco di Pesaro è intervenuta per circoscrivere il rogo ed evitare così che le fiamme si estendessero a tutto il campo, con conseguenze ben peggiori. Il cuscinetto della macchina che fa le balle di paglia ha subito un surriscaldamento e un principio di incendio, subito spento però dal suo operatore, ma alcuni elementi ardenti sono caduti sul fieno secco ed è stato un attimo che si sviluppassero le fiamme. Alle volte le alte temperature esterne e l'usura meccanica dei componenti sono fattori imponderabili, ma che possono avere disastrose conseguenze.